Ecco, il ruolo del consulente del lavoro vale sia per il lavoratore che per l'imprenditore? Il consulente del lavoro è un soggetto terzo nella gestione dei rapporti di lavoro e quindi è sicuramente di garanzia sia per il lavoratore che per l'impresa. È chiaro che è quel professionista che riesce a gestire di fatto il rapporto che c'è contrattuale fra due soggetti, anche nei confronti di terzi come gli istituti previdenziali e quant'altro, ed è chiaro che non può parteggiare per qualcuno. Ecco, il tema di questo convegno è lavoro e patria. Questo convegno ci fa ricordare la figura di Corridoni, che è stato un sindacalista, interventista, socialista di altri tempi, che appunto ci insegna che bisogna fare delle scelte. E allora oggi ci lascia un messaggio, che bisogna che in certe occasioni, in certi momenti bisogna fare delle scelte che servono non ai singoli, ma servono alla nazione. Allora quella scelta che fece lui col movimento sindacale, magari dell'intervento della prima guerra mondiale, oggi che scelte si devono fare nel mondo del lavoro? Ecco, questo è un po' il tema che ricorre in questo incontro che le associazioni ci hanno inviato, e noi da consulente del lavoro io dirò la mia su quella che è stato tutto l'excursus storico del lavoro e tutte quelle che sono state anche le evoluzioni normative che si sono susseguite nel tempo, andando a guardare i reali bisogni dell'oggi del mondo del lavoro, un mondo del lavoro che molto spesso produce nuovi schiavi. Questa è la verità. Grazie.